Cari amici, buon pomeriggio e ben ritrovati su Antenna Sud con il nostro appuntamento quotidiano di approfondimento Restiamo Uniti. Quella di oggi è un'ulteriore puntata ricca di spunti di riflessione, una puntata che potremmo definire bomba perché il tema è davvero delicato. Parliamo della bufera che sta coinvolgendo l'ospedale San Giuseppe Moscati di Taranto. Da una parte eh, continuano ad essere raccontate delle storie, le storie di famiglie che purtroppo lì ci hanno perso dei cari, quindi padri, eh, nonni, mogli, insomma. Eh, delle morti che da alcuni vengono definite sospette e soprattutto, lo ricordiamo, ci sarebbero e continuerebbero ad andare avanti delle indagini della Procura Ionica su presunte mancanze che sarebbero avvenute in quella struttura. Dall'altra naturalmente ci sono i medici che eh, noi abbiamo avvicinato più di una volta, così come abbiamo fatto con le famiglie delle vittime di Covid, e i medici dicono naturalmente noi ce la mettiamo tutta e capita che un direttore sanitario come il dottore che dirige il Moscati si mette a piangere dinanzi ai nostri microfoni perché provato da una situazione che evidentemente sta andando avanti da oltre un anno questa pandemia eh, purtroppo ci ha tolto eh, dei cari, ma allo stesso tempo ci è costata in termini non soltanto lavorativi degli sforzi in mani, e capite bene, lo diciamo da tempo che i medici in tal senso eh, sono in prima linea. Ecco come lo facciamo. Beh, innanzitutto vi facciamo ascoltare è la voce di una ragazza appena ventenne che ha deciso di lanciare una petizione proprio per chiedere chiarezza su questi episodi. Nell'ospedale Moscati e ascolteremo anche quello che ci ha da dire eh, sulla storia che ha coinvolto suo padre e suo nonno morti in quell'ospedale, a quanto pare, per Covid. Ma allo stesso tempo vi faremo ascoltare la voce dei medici tarantini e un sindacato, eh, in particolare per meglio dire l'Associazione degli Anestetisti Rianimatori Ospedalieri Italiani Emergenza Aria Critica, la AROI. EMAC, siamo collegati con il presidente nazionale che a breve introdurremo, i quali si sono rivolti direttamente a Mario Giordano di Fuori dal Coro su Rete 4 in merito ad alcuni servizi trasmessi. Ma ci arriviamo pian piano. Io intanto ringrazio e saluto per la sua presenza qui. Il presidente nazionale dell'EROI EMAC Alessandro Vergallo, dottore, buon pomeriggio. buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti e allora, come promesso, tra breve. Ci collegheremo con lei, faremo ascoltare eh, la sua posizione, la vostra posizione, ma intanto partiamo con le parole di Cristina Maniglia, vittima e nipote, vittima e nipote eh, scusatemi, figlia e nipote eh, di due vittime di Covid. Partiamo così. No, non è un attacco personale rivolto ai medici, non, non lo farei mai. È una, è, non è neanche un attacco... È... petizione è per evidenziare le mancanze che ci sono affinché possano essere colmate. Partiamo da qui, un necessario chiarimento in questa storia non si tratta di un attacco ai medici né si vuole far chiudere l'ospedale Moscati di Taranto, molto ha fatto discutere la petizione lanciata circa una settimana fa da Cristina Maniglia, 20 anni, figlia e nipote di vittime di covid. Oltre 6.000 sono le sottoscrizioni già raggiunte, mentre, secondo le notizie in nostro possesso, la Procura continua a indagare sulle cosiddette morti sospette all'ospedale Ionico. No, non avrei mai pensato che in una settimana raggiungessimo quasi 7.000 firme in realtà, però è una cosa che mi fa molto, molto piacere perché vuol dire che è un messaggio che ha raggiunto tante persone, inizialmente erano solo ipotesi, però hanno avuto riscontro quanto una volta che abbiamo preso l'ho creata solo dopo aver visto le cartelle cliniche. Ehm, ci sono state mancanze sia dal punto di vista diciamo diagnostica, nel senso che alcuni esami fondamentali non sono mai stati effettuati, ma soprattutto nella cura del paziente. Mio nonno non è stato cambiato per tutti i 15 giorni in cui è stato lì. Vanno trattate come persone, non possono essere abbandonate a, a se stessi perché non Vengono lasciati morire perché tanto c'è il covid e di covid si muore. Io non ritengo sia giusto. Mio padre aveva 56 anni e no, non aveva patologie pregresse. Anzi, il giorno prima del suo ricovero, che è venuto in via precauzionale, ha fatto la cicletta. Capita che passi dalla mente il pensiero di essersi pentiti, forse di aver fatto ricoverare i propri Devo dirti: sì. Tornando indietro, noi non conoscevamo la situazione del Mostati, noi ci siamo fidati. Io tra l'altro studio medicina, quindi ho fede nell'ospedale, negli ospedali, nella medicina, sono careggio che faccio. Ecco, c'era forte vento, quindi l'audio era un po' disturbato, però avete ascoltato nella parte finale la domanda, la domanda che recitava, ma adesso a seguito di questi fatti, come famiglia siete pentiti forse di aver fatto ricoverare vostro padre, vostro nonno? Beh, la ragazza in maniera molto sincera ha detto sì. Ci siamo fidati io studio medicina, ho fede nella medicina, non voglio attaccare i medici, però di fatto c'è qualcosa nel sistema che non funziona. Insomma, naturalmente noi non possiamo, oltre a non volerlo, indagare e questo lo sta facendo la procura. Noi possiamo, secondo la deontologia della nostra professione, quella giornalistica, soltanto mettere a confronto le diverse posizioni, perché è evidente che ci sia qualcosa che evidentemente sta facendo discutere al Moscati, così come. Eh, noi sappiamo c'è un grosso impegno da parte dei medici, ma non soltanto, di tutti quei soggetti che sono impegnati a vario titolo nella cura nelle strutture ospedaliere. Proprio per questo a breve vi faremo ascoltare che cosa ci hanno risposto su questi temi, su questa bufera che ormai è da diversi giorni imperversa sul Moscati, proprio i medici che lì lavorano, in particolare il direttore sanitario. Ma intanto ci colleghiamo, come promesso, con il presidente Alessandro Vergallo, presidente nazionale della ROI-EMAC perché eh, pochi giorni fa ha scritto a fuori dal coro la trasmissione di rete 4 che ha trattato del nostro ospedale tarantino. In particolare al direttore di questo programma, scrivendo: Io leggo il virgolettato che la trasmissione ha utilizzato affermazioni gravissime, durissime, non verificate, che riportano dati smentiti dalla stessa azienda sanitaria e che vanno a danno di decine di medici in prima linea. Spiace, scrivono dalla ROI Emac, perché naturalmente non fanno eccezione i professionisti impegnati a Taranto. Ecco perché Presidente avete deciso di scrivere questa lettera e qual è il risultato sperato? Allora, la fermo restando che in tutta Italia la categoria professionale dei colleghi, oltre ad essere particolarmente impegnata anche con sacrifici personali che vanno oltre il dovuto lavorativo, e alla, manifestiamo con tutti loro, a nome di tutti loro, come associazione il massimo cordoglio per coloro che purtroppo sono stati vittime. Del Covid. Eh, fermo restando questo, la trasmissione ci è stata segnalata da molti colleghi in tutta Italia, sostanzialmente per alcune affermazioni fatte da una persona dal volto oscurato, qualificata come dirigente di questo ospedale, di cui evidentemente non conosciamo il nome, non conosciamo la generalità, la quale ha fatto due affermazioni che ci hanno fatto sobbalzare. La prima, secondo la quale la mortalità nell'unità operativa di rianimazione di quell'ospedale sarebbe addirittura il 99%. Questo è stato il numero che è stato detto. E la seconda, eh, secondo la quale i colleghi di quell'ospedale, a dire di questa persona a volto oscurato, intervistata in corso della trasmissione, non sarebbero in grado di utilizzare i macchinari pur avanzatissimi di cui l'ospedale dispone. È evidente che sulla prima affermazione attendiamo che eventualmente anche la magistratura, come giusto che sia nel caso, nei casi specifici, faccia le sue indagini, però il dato del 99% di mortalità in quell'unità operativa ci lascia francamente interdetti. Eh, dai primi riscontri che abbiamo eh, chiesto ai colleghi informalmente, perché poi sui dati ufficiali è evidente che noi non possiamo intervenire, ma ci pare di poter pensare che sia una percentuale eh, quantomeno inverosimile. Sarà poi verificata eh, da chi di competenza. Sulla seconda affermazione invece ci limitiamo a rispondere, quella secondo la quale i colleghi non sarebbero in grado di utilizzare i macchinari, ci limitiamo a rispondere che gli anestesisti animatori che l'associazione rappresenta in tutta Italia hanno alle spalle 11 anni di studio complessivo tra laurea e scuola di specializzazione prima di poter lavorare. Oltre all'esperienza acquisita sul campo. Ecco perché ci siamo eh, mossi anche a livello nazionale. Oltretutto ci sono stati segnalati. Alcune eh, segnalate, alcune affermazioni nel corso di altre puntate di questa e di altre trasmissioni per cui si ehm, declama eh, l'utilità di alcune cosiddette terapie domiciliari che risolverebbero il problema prima dell'accesso in ospedale, noi siamo ancora curiosi di capire quali siano, oltre a quelle eh, terapie ufficialmente consigliate dal Ministero. che ecco. Ovviamente in scienza e coscienza condividiamo. Certo. Ecco. Eh, alcuni esempi che poi smentiti dalla scienza. Per esempio riguardo sì. il famoso plasma inverimmune, di cui eh, si era detto in, vari, in varie trasmissioni mediatiche che sarebbe stata la panacea, eh, per il, cioè la cura miracolosa per il Covid, ma poi tutti gli studi, compreso l'ultimo, lo smentiscono quanto è utilità. Insomma, non è così. E allora, la vostra posizione è chiara. Naturalmente noi torneremo a fare una seconda domanda tra poco, ma nel frattempo eh, lei ha introdotto il tema del dato della mortalità. Naturalmente... Eh, noi siamo qui sui posti, noi siamo una TV della Puglia e quindi abbiamo deciso di, con la nostra redazione di Taranto, recarci all'ospedale Moscati e chiedere ai medici, chiedere all'ASL. Eh, lei faceva riferimento ai dati ufficiali che possono soltanto essere naturalmente quelli forniti eh, dall'azienda sanitaria locale. Così noi abbiamo fatto. E allora vi facciamo ascoltare il servizio firmato da Leo Spalluto che ci parla addirittura di una bassa mortalità al Moscati. Capiamone di più. È finito nel mirino delle accuse anche a livello nazionale. L'ospedale Moscati di Taranto è stato additato su media e social network per le morti avvenute nella struttura. Alcune famiglie di persone decedute hanno protestato, criticando l'accoglienza e la gestione della degenza dei propri cari. Ci siamo recati presso la struttura ospedaliera del quartiere Paolo VI per comprendere cosa sta succedendo e ascoltare la voce di dirigenti e medici. È difficile abituarsi a quello che può essere un'evoluzione, a volte anche. Uh, diciamo un'evoluzione che porta poi al decesso quindi la, io comprendo il dolore comp lo comprendo tutto lo comprendo però vi posso assicurare posso assicurare i cittadini di Taranto della provincia ionica che questi operatori questi primari tutti gli operatori sanitari dal, uh, dal lab covid del Moscati ad andare alla Valle d'Itria, a Castellaneti, a Manduria, dove tutto l'ospedale è diventato covid, ce la stanno mettendo tutta e questo lo dico con le lacrime agli occhi, e con il cuore, perché è così, ce la stanno mettendo tutta. Allora, la destabilizzazione dei crimini organizzativi è dovuta ad attacchi che possono essere giustificate dal dolore, dall'atroce momento che si sta vivendo, ma che non, non giustificano poi uh, questo, uh, st questa strumentalizzazione. Voglio testimoniare la vicinanza della direzione strategica aziendale a tutti gli operatori che stanno lavorando e stanno tenendo in carico i pazienti di Covid. E allora lo avete ascoltato, queste le dichiarazioni del direttore sanitario del Moscati. Ci colleghiamo subito in diretta con Anna Rita Di Giorgio, collega giornalista del Foglio. Innanzitutto, grazie, buon pomeriggio, eh, la ringraziamo per essere tornata qui in veste di opinionista, ci ha accompagnato per una serie eh, di puntate sin dall'inizio. Allora, Anna Rita, che cosa sta accadendo al Moscati? Perché se da una parte eh, i medici e l'ASL ci parla di una situazione che. Eh, chiaramente è di emergenza, ma una situazione tranquilla che si riesce a gestire dall'altra tante diverse famiglie invece eh, testimoniano e parlano di problemi non poco gravi, delle presunte perlomeno disattenzioni che in alcuni casi sarebbero costate la vita ai loro cari e questa attenzione non emerge da racconti fatti tanto per sui social ma emerge da cartelle cliniche per le quali è stato richiesto l'accesso agli atti e poi analizzate da esperti evidentemente di parte ma che fanno il loro lavoro, infatti tra poco ascolteremo un'altra testimonianza intanto Anna Rita Di Giorgio qual è la sua visione? Lei ha scritto una serie di pezzi sul foglio proprio sul Moscati e non so sì, allora uh, le, le vicende è che appunto ritornano sempre nella situazione aneddotica perché poi parliamo di appunto episodi che sono accaduti e sono al vaglio non solo della magistratura, per fortuna anche della stampa e dei media. Io un invito che volgo sempre a tutti è a raccontare in maniera trasparente quello che accade e un invito per guardarlo perché io penso che se loro anziché nascondere quello che accade ricessero esattamente dicono poi contano le storie belle più fine abbiamo visto la uh, parte dell'epidemia dell um, abbiamo visto veramente delle belle storie ecco nello stesso modo secondo me abbiamo raccontate anche quelle purtroppo che non sono che non dire scavare ovviamente la vita nelle storie delle persone che soffrono e non ci sono più, semplicemente trattare anche la sanità locale con massima trasparenza e non, non invece per fare, per fare propaganda, perché poi in effetti io credo che non serva, dal momento che purtroppo l'abbiamo visto anche in queste settimane. Quello che è accaduto a Taranto capita a chiunque di noi, ecco. può succedere a chiunque, dalle persone che stanno meglio a quelle che stanno peggio dal punto di vista sia economico che sociale. Per cui io credo che usare maggiore trasparenza nel raccontare, nel descrivere le vicende, anziché chiudersi a riccio, può servire davvero non solo a raccontare le cose nella maniera in cui sono. So. Allora abbiamo... allora, abbiamo intanto qualche problema con il collegamento con la collega Di Giorgio. Eh, tra poco lo ripristiniamo. Ma intanto è stato chiaro il messaggio eh, della giornalista Narita Di Giorgio: ovvero, maggiore chiarezza probabilmente potrebbe essere utile secondo quanto lei dice nei confronti delle comunicazioni diramate dall'Asra. Noi abbiamo messo a confronto ecco, ehm, quello che viene detto da alcuni colleghi giornalisti in fuori dal coro, parliamo di rete 4, abbiamo ascoltato il presidente eh, nazionale della Aroyema che poi invece quelli che sono i dati diffusi dall'ASR naturalmente per voce del direttore sanitario e poi ascolteremo gli altri medici intanto, visto che Anna Rita Di Giorgio ha parlato di giornalisti e di trasparenza di informazione, eh, io vi leggo quello che qualche giorno fa ha scritto l'Ordine dei giornalisti della Puglia. Il lavoro dei giornalisti è dare notizia per informare i cittadini. Sorprende quindi che il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, possa screditare un'intera categoria professionale in una chat con i consiglieri regionali di maggioranza, come riporta la Gazzetta del Mezzogiorno. Le frasi attribuite al Presidente Emiliano, i giornalisti, avrebbe detto Emiliano, Prendono sempre le notizie da soli e si imputtanano quando sono questioni complesse. Destano sconcerto, scrive l'Ordine dei giornalisti, e preoccupazione circa il rapporto con la libera stampa e il rispetto del diritto di cronaca che, in primis, un presidente di regione dovrebbe tutelare, avendo giurato fedeltà a quei valori istituzionali. Questo per dare completezza, perché queste sono anche le ore in cui ehm, ecco, l'Ordine dei giornalisti è intervenuto per sottolineare questo aspetto. Io mi ricollegherei con il Presidente della ROI che gentilmente ha atteso e ascoltato con noi quello che è avvenuto. Ecco, ehm, perché Presidente secondo lei ci sono mh, delle diversità di dati, queste differenze? Cioè queste famiglie perché denunciano dei disservizi? Solo perché sono provate da, dalla morte dei propri cari? Chiaramente lei non è Tarantino, non ha esperienza diretta, però le chiedo un'impressione quale medico e Presidente di questa associazione. Prego. Ma, eh... Ripeto, fermo restando che eh, il dolore mh, delle, dei familiari, di i quali sono rimasti vittime del Covid, ha colpito eh, diverse altre zone d'Italia, prima ancora della Puglia, che tra l'altro è la mia regione d'origine. Io vivo ah. in Lombardia da ah. tantissimi anni e abito proprio nell'epicentro che nel 2020, eh, Brescia, tanto per essere chiari, certo, che nel 2020 ha visto il maggior numero di vittime in un periodo nel quale altre regioni d'Italia erano in qualche modo fortunatamente risparmiate. Poi purtroppo questa pandemia si è espansa in tutto il paese, quindi chiaramente i lutti che hanno, inter che hanno interessato eh, tutta Italia, io qui da dove vi parlo adesso, vicino a casa, nel raggio di eh, 150 metri, ci sono stati quattro eh, morti, eh, neanche vecchi, relativamente giovani, intorno dai 55 ai 70 anni. Eh, che erano miei vicini di casa e erano in buona salute questo voglio dire ciascuno ciascuna città fermo questo eh, comunque in ogni caso sui numeri non si può far altro che ragionare in termini trasparenti come giustamente eh, la sua collega ha detto prima per noi la stampa è una risorsa preziosa come associazione perché ci consente come professionisti di intervenire anche in trasmissioni come questa oltre che di livello nazionale cosa che abbiamo anche fatto e ci permette di dare il nostro contributo eh, per affrontare tutti insieme meglio la pandemia. Sta di fatto che andare a generare eh, false speranze su certe terapie che non sarebbero state applicate, mentre invece sarebbero utilissime, eh, lo troviamo un fatto gravissimo. Ovviamente non è questa una responsabilità del giornalismo, ma è una responsabilità anche di esponenti del mondo più o meno scientifico che questa responsabilità si assumono. Io credo di essere stato molto chiaro su questo. Cioè, certo, è chiaro. Beh, poi questo, beh, poi naturalmente i giornalisti verificano anche eh, le fonti no, delle notizie che arrivano. Presidente, mi scusi, io volevo chiederle, eh, c'è un aggiornamento, ovvero il direttore Giordano le ha risposto, eh, perché lei giustamente diceva e noi sottoscriviamo a pieno. Non sia questa una caccia alle streghe, però attenzione, accertare ciò che non va, ma medici e altri impegnati in prima linea, oltretutto da oltre un anno, lei lo ha ricordato all'inizio, superando tutti gli impegni personali, insomma, si sta mettendo il lavoro in primo piano per combattere tutti insieme una pandemia, non si faccia una caccia alle streghe. Giordano le ha risposto il giornalista di Rete 4. Sì, molto cortesemente, molto rapidamente, in, brevissimi, in pochissimi minuti, il direttore Giordano ha dato una risposta che più o meno... Eh, condivido in, nei suoi termini generali, nel senso che dice il giornalismo deve fare la sua parte e quindi noi continueremo a fare il nostro lavoro. Eh, questa risposta per noi eh, la intendiamo in senso positivo: è opportuno che i media facciano il loro lavoro eh, affinché diano eh, voce, eh, però, a coloro i quali portano dei dati in qualche modo attestati, certificati. Noi come associazione siamo a disposizione dei, di tutti i media in tutta Italia, lo siamo sempre stati, lo siamo vie più in questo momento. Per andare a interpretare ciò che può essere eh, oggetto di divulgazione popolare. Fermo restando, ripeto, che è corretto nei casi in cui ci siano dei, eh, mh, dei casi in cui la magistratura deve intervenire, la magistratura faccia il suo corso, ci mancherebbe. Su quello noi non entriamo. Entriamo solo negli aspetti generali che eh, ci competono, che sono quelli di creare e di mantenere. Eh, la fiducia eh, in genere nel sistema sanitario italiano, che ricordiamolo primo in Europa, è stato investito da uno tsunami di, pro di proporzioni incredibili e il sistema sanitario ospedaliero italiano ha retto in maniera eccellente l'ondata, nonostante l'altissimo numero di vittime, che però non può essere una responsabilità dei professionisti sanitari, ma semplicemente una responsabilità del virus. È chiaro, io ringrazio il presidente nazionale di Arroy Emac Alessandro Vergallo, il medico Alessandro Vergallo. Buon pomeriggio a tutti, grazie. Grazie. E allora noi come promesso vi facciamo ascoltare sempre nell'ambito della famiglia della ragazza che ha lanciato quella petizione, sua mamma, la signora Eleonora Coletta, l'avvocato Eleonora Coletta, la quale ci ha spiegato gentilmente che cosa è accaduto. Precisamente, naturalmente queste sono delle impressioni della famiglia, supportate evidentemente dai dati, dai dati che arrivano dalle cartelle cliniche per le quali c'è stata una richiesta di accesso agli atti, sono giunte nelle mani di questa famiglia che adesso con degli esperti naturalmente le sta valutando. Ascoltiamo che cosa ci ha detto. Con un accesso agli atti avete richiesto la cartella clinica eh, di suo marito e di suo papà. Ecco che cosa è emerso? Purtroppo tutti i dubbi che io in un primo momento avevo avuto come delle sensazioni durante il ricovero di mio padre e di mio marito sono stati amplificati dalla lettura della cartella clinica perché, per esempio, io ho preso atto che non è mai stata espletata un attacco né a mio padre né a mio marito e neanche quando è stata es è espressamente richiesta in consulenza l'attacco è stata espletata, ragione per la quale poi si sono determinate delle conseguenze eh, in, che hanno determinato l'exitus di mio marito, per esempio. Leggendo la cartella emerge che eh, la morte arriva a causa del Covid. Allora, io eh, non, non sono un medico legale, la cartella eh, l'ha vista il nostro consulente di parte. Io posso dire che le, le cause che hanno determinato l'intubazione di mio marito non derivano dal, dalla patologia Covid. Il medico legale lo sta accertando, però è evidente che sia mancato un esame diagnostico importante. Il decorso clinico. Di mio padre è, è stato un decorso che eh, di, di, definirei. Eh incredibile nel senso che da appena arrivato appena ricoverato mi è stato immediatamente detto che mio padre aveva 74 anni che quindi era troppo grande per essere sottoposto anzi il termine usato è, è un po' vecchio mi hanno detto perché potessero essere eh, diciamo somministrate terapie che non fosse l'ossigeno e, e quindi mi veniva detto e ripetuto sistematicamente quando chiamavo e quando mi rispondevano perché spesso mi gridavano infastiditi perché chiamavano che eh, dovevo aspettare, aspettare, tanto non si può fare niente. Dobbiamo aspettare, quindi aspettare solo la morte che poi ovviamente è arrivata. Perché papà è stato vigile fino a quattro giorni prima di essere intubato. E però, lui alla mamma poi ha scritto: Sono stanco, questi non mi fanno niente, eh, è inutile che sto qua. Per cui, se mio padre era troppo vecchio per essere curato. Perché l'hanno portato in ospedale quelli del 118? Perché non ci hanno detto tenetelo a casa nel calore della famiglia? Però poi mi fa specie che papà era troppo giovane per avere il vaccino. Quelli nati nel 1946 li stanno vaccinando proprio questa settimana. Suo marito invece che cosa è emerso? Gli esami mi è stato detto che erano abbastanza buoni, cosa che ho riscontrato che gli esami di ingresso non sono esami eh, diciamo brutti. Io ho chiesto subito che fossero somministrate tutte le terapie perché, se uno va in ospedale e deve fare la terapia che fa a casa, tanto vale che rimani a casa. Terapie che non sono state somministrate, mi è stato detto che sarebbero state somministrate solo ad uso compassionevole. Eh, ha avuto un episodio, probabilmente dovuto anche alla somministrazione di ossigeno: io non lo posso dire, ma lo accerterà poi la magistratura. E eh, dovevano fare un esame diagnostico. Che non hanno fatto. E allora avete ascoltato l'avvocato Eleonora Coletta, moglie di una vittima di Covid, ma anche figlia di una vittima di Covid. Anna Rita Di Giorgio, come commentiamo eh, queste situazioni? Fermo restando il lavoro della magistratura. Naturalmente noi, come osservatori terzi di queste storie, perché ecco, i giornalisti sono chiamati anche a guardare, a raccontare quello che vedono e quello che ascoltano di fatto. No, certo, non siamo, sicuramente non siamo medici, quindi io non mi permetto di giudicare l'operato dei medici una volta che una persona viene ricoverata quello che però io posso attestare guardando i numeri è sicuramente come ci diceva nella parte finale la tua testimonianza è un ritardo nella vaccinazione cioè io su questo insisto, noi abbiamo i vaccini da fine, fine dicembre, dal 29 dicembre e la priorità era assolutamente fare le persone anziane e fragili quindi questo sì, mi permetto di dirlo, tutte le persone che non sono state vaccinate e che sono morte in questo periodo e che quindi erano anziane erano sicuramente persone che si potevano salvare con il vaccino, del motivo per cui da ora in poi non si può più attendere, cioè vanno assolutamente vaccinate le persone fragili mm. e le persone anziane, non possiamo più permetterci di andare avanti per, per categorie. Mentre quello che ti dicevo prima è che fare luce appunto su quello che accade negli ospedali, anche dire semplicemente guardate abbiamo finito i posti, perché qui poi nessuno mette in dubbio la grande qualità dei nostri operatori sanitari, cioè, però a un certo punto non ce la fanno più anche loro. Certo, è chiaro, noi sottoscriviamo questo aspetto, Beh, eh, noi, noi così come i nostri ospiti non vorremmo mai attaccare i medici, non vogliamo mai attaccare i medici, lo ribadisco ancora una volta, però forse nell'organizzazione è mancato qualcosa, ma guardate, questo è emerso in ogni parte d'Italia probabilmente, però in cui abbiamo dei casi specifici, non a caso Rete 4 tra le altre si è occupata per diverse settimane mm. dell'ospedale Moscati. Eh, io ringrazio anche Anna Rita Di Giorgio, collega, giornalista del Foglio, e alla quale dico e eh, strappo una promessa, ci rivedremo la prossima settimana senza dubbio perché andrà affrontata, merita di essere affrontata anche la questione dell'organizzazione dei vaccini, se possiamo anche evidenziando che cosa non va, cercando di capire con gli enti preposti come sta andando, cosa si può fare eh, meglio, sappiamo che ci sono stati prima... Degli ordini e poi dei contordini in merito all'età e tanti altri problemi. Restiamo uniti, non finisce qui, questa parte si conclude così. Ma adesso facciamo una piccola pausa. Tra poco torniamo perché vi proponiamo un'intervista al senatore Gianluigi Paragone di Italexit, una figura davvero particolare perché il senatore Paragone nasce come giornalista nell'editoria locale, poi approda in pochi anni alle reti ammiraglie della RAI in prima serata e poi l'esperienza politica, il Movimento 5 Stelle, e poi una sua sigla, Ital Exit. Bene, con lui in questi studi abbiamo avuto il piacere e l'onore di ospitarlo, abbiamo discusso di diversi temi, dall'exilva con tutto ciò che sta avvenendo in queste ore, fino proprio alle vaccinazioni e quelli che lui definisce gli errori del governo Conte che proseguono con il governo Draghi. Allora, eh, qualche istante e poi ritorniamo in studio con il senatore Gianluigi Paragone di Ital Exit. A dopo. Qualità, professionalità, tradizione, con il valore aggiunto di una sensazionale competitività dei prezzi. È la firma di Arredo Casa Serafino su tutte le sue proposte in promozione. Vieni a scoprire le straordinarie condizioni d'acquisto di questo arredamento completo, con cucina, camera matrimoniale, parete e cameretta in pronta consegna. Arredo Casa Serafino, Francavilla Fontana, via per Grottaglie, chilometro 2,6. La qualità è di casa. Ospite oggi degli studi di Antenna Sud è il senatore Gianluigi Paragone, Italexit, ma soprattutto componente del gruppo misto e fondatore di No Europa per l'Italia, con ecco un percorso che è stato scandito sin dagli inizi nell'ambito del giornalismo, dalla carta stampata alla televisione fino alle reti nazionali, da un imprinting, uno stampo abbastanza chiaro. Probabilmente l'uscire dagli schemi e focalizzarsi anche su quelle notizie che molto spesso in passato perlomeno non hanno trovato. Spazio, qualcosa di diverso, qualcosa di originale. Poi, eh, questa originalità le è costata anche delle belle trasmissioni. Ci permetta di dire, in prima serata che ricordiamo con piacere, poi una interessante avventura politica. Ricorderete l'espulsione dal Movimento 5 Stelle, anche se so che lei eh, questo termine non lo definisce proprio così. Eh, ma soprattutto, Italexit, Innanzitutto, buon pomeriggio e grazie per aver accettato il nostro invito. Ma grazie, grazie a voi. Intanto, tutte le volte che ho la possibilità di ritornare, in una... Un ambito locale, in locale mi fa venire in mente quelle che sono le mie radici e ciò che mi ha permesso di essere solido. Successivamente, l'editoria locale è fondamentale per la formazione di un giornalista e di un cronista, ma soprattutto è fondamentale per un giornalismo sano, di un giornalismo fatto di racconto del, del territorio, che spesso sfugge dalle alle telecamere nazionali. E quindi intanto grazie veramente a voi. Beh, hai messo tanta, tanta carne al fuoco, Italexit è un'avventura... Politica che nasce sulla base di un racconto che avevo fatto sia in Rai quando conducevo L'Ultima Parola e poi sulla Sette eh, con La Gabbia, ma anche in un certo senso con le trasmissioni che facevo su Radio 105, una trasmissione quotidiana con, con Mara Maionchi per, per tre anni. Quindi, bene o male, chi mi segue sa che quella è l'impostazione che mi ha sempre caratterizzato. Insomma, ci permette una provocazione, Paragone o lo si ama o lo si odia in questo, qualche modo. Questo assolutamente, ma perché ho sempre ritenuto che in un pluralismo di voci il giornalismo terzo non c'è più. C'è nel racconto del, del telegiornale di alcuni, non, non di tutti. però il giornalismo è bello quando eh, mette le carte sul, sul tavolo. Insomma, essere come tutti gli altri è troppo semplice. Ci, ci viene da pensare questo. Ecco, noi ne approfittiamo, visto, vista la sua presenza qui in Puglia. Noi sappiamo che qualche ora fa si trovava dinanzi all'ex Silva di Taranto, un'acciaieria che eh, vive ancora oggi, dopo tanti anni, delle fasi davvero complicate. Da ultimo la notizia che ha Fatto un po' rizzellare tutta Italia questo licenziamento che sarebbe eh, dovuto ad un post su Facebook. Lei ha detto chiaramente queste cose. Non solo devono far discutere, ma evidentemente devono segnare per quanto possibile un cambio di passo. Ecco, naturalmente i fatti sono in evoluzione, però intanto ci teniamo a farle fissare questo concetto. Che cosa ne pensa di quanto è avvenuto e anche dell'incertezza che gravita attorno a questa fabbrica? Beh, intanto eh, c'è la compressione di due diritti fondamentali. Eh, imbullonati nella Costituzione, uno è il diritto al lavoro e l'altro è il diritto ad esprimere e a manifestare il proprio pensiero senza, senza censure. Quindi, se ArcelorMittal attraverso la propria dirigenza pensa di comprimere un uno, due o più diritti costituzionali, beh, vorrebbe dire che lui ha in testa una specie di codice suo, scritto e, e valido dentro, dentro il suo perimetro aziendale e questo ovviamente non mi sta bene. E poi, tutto sommato, anche qui c'è una indipendenza di racconto, cioè tutto nasce da una fiction televisiva dove tra l'altro non si cita l'Ilva perché poteva essere Trieste, poteva essere Gela, Porto Marghera, ma ci riporta ad un grande tema di attualità, cioè l'obbligo per alcuni o l'opzione obbligata per alcuni di dover decidere tra il diritto al lavoro e il diritto alla salute. È un tema di cui oggi tutta l'Italia sta riflettendo perché è il Covid che ci impone questa sfida. Taranto e alcune parti soprattutto di Taranto l'hanno dovuta vivere con abbondante anticipo. Devi scegliere o il diritto alla salute o il diritto al lavoro. Questo non è degno di uno Stato che è uno Stato forte e che è uno Stato che costituzionalmente non prevede la scelta. Ecco, eh, ci permette una parentesi in merito a questo. Noi, proprio nei nostri telegiornali, abbiamo sottolineato un aspetto. I tarantini non hanno la memoria corta. Quando eh, c'è stata un'attesa da parte del ministero, che attualmente ci risulta ancora in atto, per delle spiegazioni in merito a quelli di licenziamento, qualcuno commentava in città. Possibile che intervengano le iene e magari ci sia una risposta per le iene. La trasmissione Mediaset e ad un ministro non si risponde bene e poi a tutta la popolazione. Eh, noi abbiamo mh, proposto una riflessione ai nostri telespettatori. In effetti tante volte le trasmissioni televisive sono state in grado di cambiare le cose. Nadia Toffa è un esempio eh, su tutti qui a Taranto, c'è un reparto dedicato a lei, nato anche grazie e soprattutto al suo intervento. Ecco mh, da politico. Magari con degli incarichi specifici per l'Exilva, lei che cosa avrebbe fatto in questa fase? Beh, io assolutamente, avendo a disposizione Invitalia, che è il braccio dello Stato, del governo dentro questa azienda, avrei preteso immediatamente dei chiarimenti. E essendo lo Stato garante dei diritti dei lavoratori oltre che dei diritti costituzionali non solo avrei preteso delle spiegazioni, ma avrei fatto di tutto perché questo licenziamento venisse immediatamente revocato. Perché è un fatto troppo grave, perché vuol dire che allora si ritorna a dei principi arbitrari, cioè si ritorna ad una specie, ad una specie di eh, potere feudale di un signore che può permettersi di fare questo. Tra l'altro, con lo Stato che è parte dell'azionariato, dell parte del, 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 della partita che gravita attorno a ex -Iva. Quindi il ministro del lavoro troppo debole e il ministro invece dello sviluppo economico totalmente assente. Non è la prima volta che il senatore Paragone si affaccia ai temi della Puglia, in particolare a quelli dell'acciaieria ionica. Noi ricordiamo una serie di interventi. Ecco, mi pare di capire che la sua posizione non sia cambiata negli anni. Una fabbrica, lei ha detto, che va verso una naturale chiusura, proprio per questa contrapposizione su cui faceva luce. Ma sì, perché ormai non dobbiamo e non possiamo più pensare che eh, l'ex silva sia quella, quello stabilimento, quella fabbrica che dava in termini di quantità e di qualità un acciaio in. In, appunto, in, in quantità, in volumi importanti eh, per l'industria italiana e non soltanto. Quindi, era importante sia per la qualità dell'acciaio eh, che sfornava Ilva, ma anche per la quantità. Oggi non siamo più dentro quei numeri. E la quantità del lavoro che purtroppo è scesa di molto e... negli anni, purtroppo quindi, per fortuna. No, e quindi non vale neanche più il discorso del cosiddetto ricatto occupazionale perché tu hai un, una dorsale, un crinale negativo in termini di tenuto occupazionale perché continuano a mandare in cassa integrazione i lavoratori e talvolta sono pure licenziati come, come purtroppo oggi dobbiamo rendere conto e eh, non hai neanche un, uno stabilimento che eh, eh, serva diciamo o che serva a quel sacrificio. Aggiungo che, visto che si parla tanto di nuova vita per l'ex Silva, beh, chi pensa di illudere eh, gli italiani e i lavoratori pugliesi della zona di Taranto eh, sulla riconversione a idrogeno sta, sta bleffando. Perché questa riconversione non soltanto ha dei tempi lunghissimi, ma nel momento in cui si dovesse anche, per ipotesi, ragionare su una riconversione del genere, nel momento in cui uno scavatore va dentro quel, quel perimetro aziendale e mette giù la, 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 la pala. Da quel momento, secondo me, minimo minimo intervengono gli ispettori del, de, dell'ambiente, dell'ARPA, della sanità e, e, altre, e altre strutture che controllano appunto ciò che c'è sotto. Io penso che sotto il rischio, per esempio, di trovare amianto è altissimo. Quindi a quel punto cosa fai? Sei costretto a fermare e quando fermi entra la magistratura, quindi anche quel percorso di riconversione avrebbe un'ulteriore proiezione e dilatazione delle, dei tempi. allora secondo me la vera sfida da fare è riconvertire non l'Ilva in un'altra cosa, ma riconvertire Taranto. Taranto deve riappropriarsi della sua grandissima identità turistica, storica, paesaggistica, patrimonio di bellezza e di sapori. L'Ilva non c'entra proprio più nulla, quindi si può e si deve smaltire, bonificare quel presidio industriale e tra l'altro senza andare a intaccare la forza lavoro, perché per bonificare l'ILVA c'è bisogno di tantissimo personale e l'arco temporale di bonifica almeno, almeno ti porta a un 15 anni, almeno. Sicura un bel po' di lavoro ecco, in merito a questi aspetti, eh, non sono nuovi anche i dubbi in merito alla falda e all'inquinamento che ci potrebbe essere. Naturalmente, tutto resta per il momento con un punto interrogativo. Sappiamo che c'è un maxi processo in corso. Ecco, eh, ci sarebbe tanto da dire in tema ed è interessante questa consapevolezza a cui lei ha fatto riferimento. La consapevolezza di un territorio che negli anni eh, lo ha maturato sempre di più soprattutto ha imparato eh, probabilmente a mettersi al lavoro per poter raggiungere dei risultati diversi. Ecco, tornando all'attualità eh, con particolare riferimento al Covid e a quello che si sta facendo, lei ha detto a chiare lettere io leggo un uh, virgolettato bisogna resettare ogni multa e cartella fiscale partita in questo anno perché l'Agenzia delle Entrate deve restare ferma, questo Paese per ripartire non ha bisogno uh, di mh, burocrati ma di una vera e propria iniezione eh, di denaro sostanzialmente. Beh, eh, sicuramente c'è bisogno di una, di, di una iniezione di denaro che, le cui proporzioni sono veramente di, un, di una specie di post di un evento post bellico eh, non si può pensare di mettere sulle spalle dell'imprenditoria privata il carico della ripartenza lo Stato deve essere centrale e protagonista e lo deve essere generando denaro proprio non prendendolo a prestito perché io sono contrario al recovery e alle forme di prestito dell'Europa, perché quando qualcuno ti presta i soldi, prima o poi glieli devi restituire. E quando uno ti presta i soldi, è in una posizione di forza, perché ti può chiedere quelle non soltanto di rientrare, ma se tu non rientri ti chiede anche di eh, rivedere la tua posizione debitoria e ti chiede delle riforme. Guarda caso le ultime riforme negli ultimi 15 anni sono sempre state delle riforme che andavano a interessare l'economia reale, andavano a interessare i cittadini eh. La riforma del, del lavoro, flessibilità, precariato, eh, minore possibilità per le famiglie di avere denaro in, in cassa. È mai possibile che qui tu hai degli imprenditori che sono costretti ad essere chiusi e nel frattempo però ti arrivano le bollette, ti arrivano gli affitti, ti arrivano il DURC che, che devi tenere in regola, ti arriva la banca che ti dice tu non puoi sgarrare perché altrimenti ti metto in centrale rischi. Insomma, ma un imprenditore da solo non ce la può fare. Aggiungo infine un'ultima considerazione che per me è una delle più pesanti. Non è ammissibile che nelle famiglie italiane e soprattutto del sud ci sia un conflitto generazionale tra genitori e figli per un posto di lavoro. Cioè nelle famiglie italiane e ripeto ancor più del sud, quando un padre viene messo in mobilità o addirittura licenziato a 50 anni, non ha più possibilità di essere reinserito nel mercato del lavoro e nel frattempo magari suo figlio è in balia di questi contratti delle nuove politiche. Del, del lavoro. E allora non mi sta bene un gioco per cui il padre e il figlio devono tirarsi a sorte un contratto di lavoro. Questo non aiuta certamente la ripartenza. Il lavoro è fondamentale. L'articolo 1 della Costituzione appende la Repubblica democratica al lavoro. L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Cioè, non hanno scelto un'altra parola, hanno scelto il lavoro come parola centrale su cui appendere la Costituzione. Quindi il lavoro si fa con diritti certi. Con retribuzioni certe. Voi sapete che siamo una delle rarissime Costituzioni che addirittura prevede un articolo su come deve essere la retribuzione. Invece oggi abbiamo trasformato il lavoro in occupazione, la, la retribuzione in paga o in paghetta. Eh no, questa cosa qui fa, fa al favore delle multinazionali, fa al favore della finanza, fa al favore dei grandi gruppi. Ecco, l'Italia è grande perché è l'esaltazione del piccolo. Ecco, affacciandosi alla stampa estera o semplicemente anche consultando i siti internet degli altri stati, ci accorgiamo di chi è davvero più di qualche gradino sopra dell'Italia e in particolare la Puglia è proprio ultimamente protagonista in qualche modo anche della stampa estera per un primato purtroppo però negativo. Ecco, si sta andando avanti con le vaccinazioni, in alcuni luoghi meglio, in altri peggio. La Puglia purtroppo non va benissimo, lo possiamo dire senza dubbi. Lei ha detto Conte. Ha sbagliato, ha sbagliato in maniera chiara nella gestione del Covid. Ecco a questo punto chiaramente siamo già a fase inoltrata. Che cosa si sente di consigliare a chi sta gestendo questa grande pandemia inaspettata? Però qualcosa si deve evidentemente fare a questo punto. Beh, tanto l'errore che stiamo vivendo oggi, oggi noi abbiamo, una, abbiamo avuto e stiamo vivendo il lockdown più lungo di, rispetto a tutti gli altri paesi. E per di più abbiamo un numero di morti che gli altri non hanno. Quindi quella ricetta che loro avevano individuato come salvifica non ha salvato nessuno. Oggi trasmissioni come Report o come non è l'arena di, di Giletti ci pongono di fronte a ciò che, il Parlamento, eh, ciò che in Parlamento non è stato possibile discutere. Per esempio l'assenza di un piano pian pandemico, eh, il, il discorso sulle mascherine, la trasparenza di, delle consegne delle, delle mascherine, la qualità delle mascherine. Oggi sappiamo per esempio... Per un intervento della Guardia di Finanza di Gorizia che delle del numero totale di mascherine importate dalla Cina, una su due praticamente non, eh, non protegge come da certificato, che è un'autocertificazione. Quindi vuol dire che qualcuno ci ha fatto la cresta, infatti stanno indagando delle procure della Repubblica, e vuol dire che quella grande misura di protezione della prima fase alla fine non era nelle, nelle mani di chi ci doveva dare degli elementi di protezione protezione. Vaccini, anche qui l'Europa completamente ha fallito, eh, intanto nascondendo i contratti. Noi non possiamo, come parlamentari non possiamo vedere i contratti che ha stipulato l'Unione Europea con le multinazionali del farmaco, le quali multinazionali del farmaco oggi possono dettare legge. È mai possibile? Intanto è notizia di oggi che la Danimarca ha detto "Noi con AstraZeneca non vogliamo più avere nulla a che fare". Il principio del vaccino Johnson Johnson è lo stesso di AstraZeneca. AstraZeneca debutta sul panorama vaccinale anche italiano dicendo e soprattutto in Italia che era sconsigliato per gli over 55, poi gli over 60. Poi a un certo punto andava bene per tutti, adesso controordine, non va bene per, per gli anziani. Quindi eh, ripeto: grande confusione e grande segretezza. È pericoloso quando qualcuno mi vuole nascondere eh, le carte, la trasparenza e anche un po' di verità, perché vuol dire che qualcuno sta facendo un affare in un momento complicato. Ecco, e proprio a proposito dei vaccini, chiudiamo con questo aspetto. Ci sono degli altri vaccini che in Italia di fatto non conosciamo, a meno che non ci si sia informati diversamente. Parliamo di quello che se non erro arriva dalla Russia, quello cinese. Ecco, secondo lei in qualche modo ci si è trovati impreparati, non si è avuto modo e tempo di capire che ci fosse anche altro da poter acquisire? Oppure c'è stato... In qualche modo, quello che potremmo definire è un disegno politico, economico, per il quale riferirsi solo all'acquisto di alcuni vaccini e non di altri. Beh, intanto il vaccino della Cina, per stessa missione delle autorità cinesi, non è efficace come era stato, era stato detto precedentemente, questo lo, lo dicono loro. E eh, oggi sappiamo che addirittura avevano in qualche modo nascosto, criptato l'efficacia reale di quel, di quel vaccino. Però io non, eh, non voglio fare dietrologia o eh, complottismo, io mi attengo ai fatti. Mi hanno mai fatto ci hanno fatto mai vedere ai governi o ai parlamenti i contratti scritti e stipulati tra l'Unione Europea, la Commissione Europea e le multinazionali del farmaco? No. Quindi, se io non posso leggere le carte, non posso neanche avere, per esempio, le tabelle eh, allegate, che sono le tabelle che mi consentono di capire anche l'efficacia di un vaccino rispetto alla, intanto alla fase sperimentale, perché noi siamo dentro una fase sperimentale, ma anche rispetto alle varianti in corso. Noi eh, siamo in presenza già di importanti varianti e queste varianti, per ammissione anche di alcuni medici, eh, sono delle varianti che vanno a impattare negativamente sull'efficacia del, del vaccino. Aggiungo un ulteriore fatto. E qui si deresponsabilizza la catena di comando, così come a Taranto fanno a gara per dare lo scudo penale per i padroni e i loro amministratori. Qui abbiamo una deresponsabilizzazione, cioè abbiamo un'immunizzazione delle multinazionali del farmaco. Lo Stato non è responsabile perché non c'è una, una norma che disciplina il vaccino. Cioè noi stiamo parlando di vaccini senza che ancora vi sia in Parlamento una norma approvata dal Parlamento. Una legge ordinaria sul vaccino non c'è. Stiamo parlando soltanto di vaccini, di, di decreti e ci fermiamo lì. E, e quindi questo è, è importante. E allora hai ah, che chi somministra il vaccino ha e avrà uno scudo penale e io per prendermi il vaccino devo firmare un consenso informato su, per, attraverso il quale io mi assumo la piena responsabilità del, 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 del vaccino stesso. Cioè, a me sembra che questo gioco sia un gioco al ribasso. Se continuano a dire che non ci sono problemi e che bisogna stare tranquilli, ma perché io devo firmare una carta per cui mi assumo io la responsabilità dei rischi del vaccino stesso? Poi si, poi si domandano. Ma chissà come mai c'è un'alta un percentuale di cittadini che rifiuta la strazenica. Ripeto, quando le notizie sono queste, è chiaro che poi la gente ha paura. Il, il vaccino non solo deve essere sicuro, ma mi deve dare anche sicurezza. Se io non avverto questa sicurezza, beh, visto che devo firmare io un consenso informato, non lo firmo e non voglio quel vaccino. Ecco, torniamo brevemente alla persona oltre ai temi che abbiamo affrontato eh, Paragone nasce giornalista eh, in particolare il quotidiano Varesino la prealpina poi direttore della Padania vice direttore di Libero e la prodo in televisione, in RAI oltretutto tra RAI 1 e RAI 2 fino ai ruoli di vice direttore quindi ecco, capite eh, qual è la caratura del nostro ospite oggi questo ci fa particolarmente piacere le voglio fare però questa domanda molto spesso le sue trasmissioni contenuti che lei ha proposto sono stati eh, definiti in qualche modo antisistema, contro il sistema o comunque un po' troppo fuori da quegli schemi, poi bisognerebbe capire questi schemi quali sono. Alla lunga, ad oggi, eh, si ritiene soddisfatto, avrebbe cambiato qualcosa nella sua carriera giornalistica? Beh, Diciamo che le chiusure diventano medaglia nel momento in cui quello che dicevamo prima su Rai 2 e poi alla 7 era quello che oggi diventa argomento sulla bocca di tutti. Io già allora denunciavo lo strapotere dell'Europa, dell oggi ci vengono a dire che l'Europa effettivamente non va benissimo. Eh, ho denunciato a lungo lo strapotere finanziario delle banche e oggi capiamo che cosa vuol dire quando le banche ti voltano le spalle. Sai, io vengo da una, da una storia giornalistica perché, perché l'ho detto in apertura, perché avere a che fare con la cronaca locale hai a che fare con un tessuto sociale vero, eh, di fatto di imprese, di famiglie, di, di lavoro e quindi conosci bene quelle dinamiche di crescita. I nostri territori sono cresciuti anche grazie a delle banche che avevano dei direttori di... Di, di, di filiale ancorati sul territorio, le banche erano amiche del, del territorio, ti concedevano anche un po' di scoperto perché tu, imprenditore, potevi in qualche modo dare lavoro agli altri e, dando lavoro agli altri, davi lavoro a delle persone che poi consumavano, quindi era un, un percorso virtuoso. Che, infatti, che cosa ha prodotto? Ha prodotto un popolo fortemente risparmiatore perché è vero che abbiamo un debito pubblico alto, ma dentro quel debito pubblico c'è la ricchezza privata perché, se mettiamo a confronto il debito. Il debito pubblico italiano e la ricchezza del nostro, dei nostri cittadini noi siamo un Paese degnamente competitivo sullo scenario globale. Da quando siamo invece nell'euro e in Europa ci costringono a indebitarci con l'estero perché vogliono aggredire la ricchezza degli italiani. Quindi eh, questo è quello che io avevo azzeccato, io e i miei colleghi, perché avevo una squadra brillantissima con cui sono ancora in, in contatto, avevamo azzeccato quello che oggi, ripeto, è un tema sulla bocca di tutti. Italexit nasce nell'estate del 2020 e adesso però il percorso naturalmente è cresciuto, si è arricchito, che futuro prevede? Ma ah, è il futuro di un, di un partito che sta già prendendo piede in tutta Italia con sezioni, con gruppi, con pezzi anche di gente che arrivava o dal Movimento o dalla Lega o da altre forze politiche che ha capito che l'Europa è il principale dei nostri, dei nostri problemi. Perché? Perché l'Europa è quel mondo che dà riparo ai poteri più forti. Cioè in Europa la multinazionale più forte. In Europa la finanza è più aggressiva, in Europa il cittadino è un po' più debole. E allora quando per esempio hanno criticato a lungo la Gran Bretagna per la propria scelta, oggi noi sappiamo che la Gran Bretagna, per esempio pronti via sulla partita dei vaccini, ha sicuramente fatto meglio del, dell'Unione Europea e lo ha fatto senza l'obbligo vaccinale. Quindi quando sento parlare di obbligo vaccinale, io dico, vuol dire che è già un segno di debolezza. Grazie al senatore del gruppo misto Gianluigi Paragone, nonché fondatore di Italexit, noi non possiamo che riaspettarla a questo punto in Puglia. Molto volentieri, molto volentieri, anche perché è una regione che eh, mi appassiona, è una regione che sento molto mia. Figurati che eh, da, da, da ragazzini eh, venivamo in vacanza in Puglia, in, eh, nel Salento, a San Foca avevamo la casa e quindi è una regione a cui sono particolarmente legato. Grazie e naturalmente grazie a voi che ci avete seguito. Arrivederci.